Il prossimo intervento è Lorenzo Toccio, Regeneration Manager Industry and Services della Hydrogen Business Unit di Snam. Buonasera a tutti, Prego. Grazie mille per l'invito. Io volevo riprendere direttamente e ricollegarmi alla presentazione del dottor Tavazzi e del dottor Viviani rispetto appunto alle domande, no, per il tavolo di lavoro, e quindi provare a dare una risposta soprattutto alle prime due, quindi il modello consigliato per la produzione e l'approvvigionamento di idrogeno e le opportunità con un focus nel mondo toscana. Da un punto di vista di modello, colgo l'assist del dottor Pratesi rispetto al progetto che stiamo sviluppando insieme come società, per sottolineare appunto come la nostra visione nel breve termine è quella di cercare di andare a costruire delle hydrogen valley a livello regionale, il più estese possibile da un punto di vista di applicazioni, di diversi utilizzi, e andando a cogliere quelle che sono le migliori opportunità in termini di partnership con tutti quanti gli attori della filiera. Quindi l'idea di mettere insieme nelle progettualità la sorgente di energia rinnovabile a più basso costo possibile nella zona, le tecnologie adatte, e in questo Snam si sta muovendo in maniera molto importante anche in termini di partnership con i produttori di elettrolizzatori, vedi l'accordo con ITM Power, produttore di elettrolizzatori PEM e con De Nora, e per quanto riguarda il mondo alcalino. E quindi in questo senso appunto l'idea da parte nostra è proprio quella di cercare di mettere insieme tutte quante questi fattori e coprire tutta quanta la value chain, per cercare di andare a delineare dei progetti con un costo di idrogeno il più sostenibile possibile. Dall'altro lato, volevo riportare a livello di regione due delle opportunità su cui noi stiamo lavorando, quindi per dare un'idea di quello che è il nostro approccio a livello dei valley. Sicuramente molto interessante è tutto quello che è il mondo della carta, nel senso che noi come Snam stiamo interagendo con tutta quanta una serie di cartiere nel lucchese per effettivamente disegnare un hydrogen valley locale. Sotto questo punto di vista, chiaramente Snam, come nel suo sangue, ha il trasporto, no, dell'idrogeno e della molecola, e quindi cerca di sfruttare anche la propria rete per trasportare l'idrogeno. E questo è un qualche cosa che può accadere a livello di lucchese, nel senso che c'è una particolare situazione per cui la nostra infrastruttura è molto, come dire, per come si configura la nostra rete nel lucchese, quindi con assenza sostanzialmente di applicazioni residenziali e invece presenza di tutta una serie di applicazioni industriali una vicino all'altra, è possibile pensare di centralizzare la produzione dell'idrogeno e distribuirla a tutte quante queste catene nello stesso momento. In questa direzione va anche il test citato prima, rispetto a quelli che sono stati i test con le turbine di Baker Hughes. Sappiamo tutti che il mondo della carta presenta sostanzialmente, quasi tutti i player presentano un sistema di cogenerazione che produce la quasi totalità dell'energia utilizzata, e quindi a questo punto, se riusciamo a produrre in maniera centralizzata l'idrogeno garantendo economicità e poi a trasportarla a tutti quanti questi vari attori senza aver bisogno di cambiare le tecnologie che ci sono, riusciamo a portare avanti un progetto globale e sostenibile allo stesso tempo. Altro progetto su cui stiamo lavorando è quello del trasporto ferroviario all'interno, a livello di regione toscana. In particolare faccio riferimento alla linea Firenze-Faenza, che è una linea difficilmente elettrificabile e su cui insieme ad RFI stiamo lavorando per poter utilizzare l'idrogeno per questo tipo di tratta come mezzo di decarbonizzazione. È chiaro che in entrambe queste applicazioni, quindi sia quella industriale della carta che questa ferroviaria che ho citato, c'è un tema che è quello della sostenibilità economica. Quindi chiaramente è necessario in questo momento un finanziamento o un sistema di incentivazione che sia in grado appunto di rendere il vettore idrogeno economicamente sostenibile e comparabile rispetto ai combustibili fossili, per cui su questo sicuramente l'iniziativa dell'IPCEI è un qualche cosa che sta andando in quella direzione. Il PNRR farà lo stesso, soprattutto in termini di sostegno ai CAPEX e quindi all'investimento sulle varie infrastrutture necessarie. È molto importante però citare anche il tema dei costi operativi. Abbiamo parlato molto di quanto il costo dell'elettricità sia importante nella definizione del prezzo finale dell'energia elettrica, dell'idrogeno, e quindi ecco, a questo punto
che diventa molto importante andare a definire anche a livello istituzionale delle strategie, per cui non viene dato soltanto un supporto per quanto riguarda il CAPEX, il costo di investimento dell'impianto, ma anche un sostegno a quelli che sono i costi operativi, che rappresentano una fetta importante sull'investimento nell'intera vita utile. Spero di essere riuscito a dare un contributo sulle domande poste per il tavolo di lavoro, e vi ringrazio ancora per l'invito. Grazie a lei. Prossimo intervento.